Eccomi con la stima investica numero 4799. Ta-ta-ta, ci siamo, tra un po' c'è il numero tondo, prossima settimana. Allora, ho pensato di risolvere circuito di parole crociate. Vedo che vengono seguiti e commentati anche gli schemi di parole crociate. Ecco che pubblico. Io nei primi periodi pubblicavo gli altri tipi di giochi, quelli della pagina della Sfinge, diciamo pagina 3 prevalentemente, no? Però ho visto che sono commentati, sono seguiti anche gli altri, perché i cruciverba sappiamo risolverli tutti, ma ci sono talmente tante varianti che magari ci perdiamo. Il circuito è un gioco che appare abbastanza di rado, in pratica è un cruciverba di quelli soliti, penso che sia di dimensione 22x12, come gli standard dei cruciverba grandi della settimana enigmistica, però, non ci sono le caselle nere e le definizioni vengono date in ordine, però con un ordine particolare. Intanto c'è una freccia che ci dice dove posizionare la prima parola che viene dalla prima definizione, in questo caso una prova pratica per gli studenti di chimica. Poi tutte le altre verticali che incrociano questa parola. Poi un'altra orizzontale e tutte quelle che incrociano. E poi un'altra orizzontale, tutte quelle che incrociano, naturalmente, tranne quelle che sono già state definite, e così via. Quindi a un certo punto si arriverà all'ultima definizione orizzontale e a tutte quelle che le incrociano, e poi si passerà alla prima orizzontale e tutte quelle che incrociano, e così via. Ecco, io adesso lo schema è risolto perché l'ho risolto su quell'altra telecamera, ho fatto anche degli errori, però me li sono corretti. È stato non semplice, anche ho visto che la presentazione non è tanto chiara, però ho fatto i commenti mentre risolvevo anch'io, e quindi insomma ho cercato di darvi anche le mie emozioni e i miei sbagli, insomma. Eccoci qua allora col nostro circuito di parole crociate, circuito di parole crociate. Risolverò questo gioco in parte con la matita perché non sono sicuro sempre all'inizio. Ho dato un'occhiata a questo schema. Allora, intanto è definito difficile. Come funziona? La freccia orizzontale significa che questa parola va orizzontalmente e la freccia verticale che va scritta verticalmente. Appena scritta una parola, tutte le altre incrociano con la precedente. Così sono le regole, ma non è proprio così così. Leggiamo le definizioni. Una prova pratica per gli studenti di chimica ero indeciso tra due parole, esperimento e esercitazione. Esercitazione è decisamente più lunga e tutte e due iniziano con S. Allora scrivo S. Spero si veda S. Questa mattina mi sembra. E queste parole incrociano infamanti, vergognosi. Importante fiume sardo è allora c'è il Flumendosa, o se no c'è il Tirso. Flumendosa, no, Tirso. E questa parola va qui. La prossima orizzontale è persuadere, incitare. E andrà scritta qui. E la prossima verticale e orizzontale lo si presta in molti enti, potrebbe essere volontariato. E qua c'è una O, quindi questa parola era persuadere. Dovrebbe essere scritta fino a qui. Volontariato potrebbe venire scritta qui. Volontariato, altrimenti le ha sposto di due caselle. Volontariato, vediamo se qui la prossima orizzontale il bolle sarà qui davanti. Roberto, allora Tirso, una creazione dell'orefice dell'orafo, potrebbe essere anello. E anello, se fosse scritta così, potrebbe
permetterebbe esercitazione. Torna conto pro. No, pro non è. Il modo di lavorare, la tecnica. Esercitecnica. Sono quasi esercitazione. Spinto a scrivere esercitazione. Lo stesso che orecchioni parottiti. E allora decido di scrivere a penna. Parottiti. Forse questo scrivo un po' meglio. Sì, forse si vede meglio. Esercitazione parotiti ii. Circoscritti, definiti, limitati. Voglio andare avanti. Limitati. Parotite. Il Béla Bartók regnò dopo Tito. Tito Tasso, situati per la residenza. Vino rosso, c'è un vino che si chiama Recioto. Le detta il regolamento è norme. Adesso vediamo le ultime orizzontali, perché le ultime orizzontali andranno scritte qui, l'ultima e quella precedente qui. Se le dividono i camerieri, in mance, potrebbe essere qui. Così sono i casi unici. Tecnica. Ci sono quelli erratici, massi, il piccolo della gatta, micio. Tom Hanks. Ah, Tom Hanks. Nel necessaire dell'uomo. Dopo barba, schiuma da barba, così. Matteo, Teo. Ah, comunque Tom e Micio vanno bene. Volontariato. Il vino e il Recioto. Comunque, così sono i casi unici, dovrebbe andare qui. Irripetibili. Ah, irripetibili, sì. Quindi la freccia di partenza era qui e qui va la prima parola orizzontale. Ovviamente le ultime parole definite saranno giusto un attimo prima di arrivare a questa. Quindi una prova pratica per gli studenti, esercitazione, ci siamo. Infamanti. Importante fiume Sardo, il Tirso, una creazione dell'orafo Niello. Torna conto pro. Il modo di lavorare, la tecnica. Qui sarà iettatore. Lo stesso che orecchioni parotite. Circoscritti, limitati. Il Béla Béla Bartók, compositore, musicista, regnò dopo Tito, a questo punto Domiziano, perché se qui scrivo Micio,
irripetibili, metto anche i confini, Domiziano, qui sarà iettatore, situati per la residenza, ammobiliati, vino rosso Reciotto, le detta regolamento norme e esercitazione c'è ancora là e increspature del mare, onde cavalloni, ma qui non si può scrivere, a Micino, onde, perché era il piccolo della gatta, Micino. Adesso persuadere, andrà scritto qui. E qui ci saranno le sue verticali. Vediamo il prossimo orizzontale. Lo si presta in molti enti volontariato, e di questa parola ero sicuro. Di nuovo orizzontale, il bolle della danza Roberto sarà scritto qui. Vediamo un'altra orizzontale. Qui è Tirso. Penso che Roberto potrebbe finire qui, Revo. L'atteggiamento del menogrammo iettatorio, iettatore, iettatorio, perché poi la I fa Ian Fleming, incise celebri capricci, incise. Il Taviani, adesso non mi ricordo, vediamo un'altra orizzontale, di litio, ioni di litio, passa tra April e June, mai, maggio, un'altra orizzontale, di 3 lettere, i corpi più dilatabili sono i gas. Chi lo è non si rialza più, KO. Buona disposizione poetica, vena. E quindi incise, chi è? Goya. Questa è una parola della quale non sono sicuro, comunque mettiamo Goya. Fanno ridere nei film, potrebbe essere comici, adesso, perché fanno ridere, siccome vena era qui. Fanno ridere comici, però il prototipo dei traditori è Giuda. Iniziali di Volonté, come si chiama? Enrico Volonté. Allora, se fosse Giuda, Volonté, il Woody di Ma. Allora, la pianta ornamentale non la so. Il Woody e Allen. Chi è che fanno ridere? Giullari, ma nei film si montano scene. Cappello di paglia bianca, Panama. Un'idea non confermata. Gli azzurri, Ita. Gira, Spini, gira. Chi fanno ridere nei film? Le allora torniamo indietro. Se le dividono i camerieri in mance, sarà qui da qualche parte. Lo sono i casi unici, irripetibili. Ci sono quelli erratici, potrebbe essere Massi. Il piccolo della gatta, Micino. Hanks, Tom Hanks. Nel necessaire dell'uomo in cosa si mette in? Matteo per gli amici, Teo. Quindi Teo andrà qui e nel necessaire per l'uomo. Una pelliccia maculata c'è Ocelot. Ocelot.
prima c'è Repubblica Italiana, ok. Precedono le gare allenamenti. Qua questa A, L, E, N, M, N, T, Iniello. Non è Niello, come si chiama? Una creazione dell'orafo. Allenamenti. Ibiello, Iciello, Idiello, Ifiello. Gioiello, ah, ma anche il Niello c'è qualcosa, però adesso mi viene, ecco, vedete, prima di Repubblica Italiana precedono le gare allenamenti. Scopriremo chi fanno ridere la prima parola orizzontale. Comunque, io direi che si montano in teatro scene e qui. Il Woody e Allen. Ah, ma fanno ridere. Ah, gag. Perché adesso avevo osservato. Dopo gag, questa parola fanno ridere nei film, ci sono solo due verticali e poi subito orizzontale. Quindi vuol dire che questa fanno ridere molto corta. E quindi Giuda e gag. Il prototipo del traditore di Giuda, l'iniziale di Volonté sarà G Volonté o A Volonté, vabbè. Una pianta ornamentale non lo so, però vertiche orizzontale, verticale il Woody Allen. Si montano a teatro scenari, pensavo scene, cappello di paglia e Panama. Un'idea non confermata, un abbozzo. Gli azzurri Ita. Vediamo un verticale se viene qui. Un orizzontale. Il carrozzino della moto Sidecar sarà qui in fondo perché la R è utile in fondo. Un'altra orizzontale. Sfortunato. Scalcagnato. Malcapitato. Ah sì, malcapitato, perché l'iniziale di Volonté è Gian Maria Volonté. Malcapitato. Mi comodo anche che finisca lì. Allen, Woody Allen, scenari. Eccolo fatto. Malcapitato. Circondano l'Alpe di Siusi, sarà qui. Vediamo, lui è la pianta della cicuta velenosa. Velenosa. Lui è la casa di Corsa e Astra, sarà questa qui o qui. E bassa nella Rubarie, man bassa, allora man sarà qui. Danno inizio alle danze di A, il Dulbecco, premio Nobel è Renato, che ha presentato anche il Festival di Sanremo, che sembra strano, augurare perpetue sciagure, maledire. Ta-ta. Questa è una casella nera. Precedono le gare allenamenti e così via. E allora riprendiamo dall'inizio, dall'alto. Fanno ridere nei film gag, il prototipo Giuda dei traditori, l'iniziale di Volonté, Gian Maria Volonté. Una pianta dalle foglie lustre, aspre,
capello, un'idea, non ipotesi. Aspi, gli azzurri sui tabelloni. Ita. Ah, perché questa era stata fatta infamanti, vergognosi, disonorevoli. Disonorevoli. Eccolo qua. Aspidi, vediamo se è aspidi. La pianta. Gli azzurri, ita. Le precedono le sale, sa. I confini del Tibet, tut. Aspidist, la stanza degli inglesi, room. Qua forse si poteva mettere TTT, top, ma TTT cos'è? Aspidist, il carrozzino della moto sarà sidecar, ci vuole per abbronzarsi, sole, sole, eccolo qui il sole, quindi sidecar. Aspidistro, ci vuole per abbronzarsi, l'articolo che lo equivale, il centro della Boemia, EM, quindi sarà una casella nera, i ciliati, ah, domiciliati, questa parola era già venuta fuori, era qualcosa da, situati per la residenza, il centro della Boemia, M, gloriosi pezzi del museo Cimeli, personale scolastico ATA, mi sembra che si chiami, ritornato in questo mondo, risorto, rinato, qua sarà Dolomiti, circondo le Alpi di Susi Dolomiti, la casa, la pianta della cicuta è velenosa, a Opel, ah, de Opel, qui è delimitati, non limitati come avevo scritto. Ecco, quindi è un buon così, è un ben metodo di scrivere solo i bordi delle caselle nere e non annerire, perché così ho potuto correggere. Delimitati anziché limitati, circoscritti definiti, anche limitati, ma delimitati più bello perché più lunga. E bassa nelle ruberie, man bassa. Danno inizio alle danze di A, ok? Ah, qui non viene la verticale, vuol dire che l'avevo già scritta incrociando. Comunque, il Dulbecco Renato, poi Matteo, e qui è Teo, ovviamente va qui. Nel necessaire dell'uomo rasoio, ci sono quelli eratici, penso... Massi, qui sarà Man, Altman, Aerosol, massi eratici. Se li dividono i camerieri, mance, aereos, mance perché non c'è altro spazio, non è aerosol, no, perché, boh. Allora, vediamo un po', qui le ho fatte tutte, persuadere, andrà scritto qui, vede male a distanza, miope, il regista di Nashville, Altman, era innamorato di Ero e Leandro, quindi era proprio Roberto Bolle, lo manovra l'allievo pilota, Ero Aereo si parla a Belgrado serbo, un lu della musica rock, lu cosa incrocia con persuadere, indurre, aero scuola. Ah sì, lo manovra aereo scuola. Un lurid, come si chiama? Sì. Durata del servizio militare e la ferma.
il bolle Roberto, una contrazione nervosa sul verticale tic, il Taviani, Paolo Taviani, Paolo Emilio Taviani, eccolo qui, politico, Paolo Emilio, quindi è proprio red. Non azzardavo scrivere perché vedevo OE, mi sembrava suono poco plausibile. J-Ax è il rapper, in fondo alla galleria IA, non più in carica ex, una tipica villetta russa dacia, pianta ornamentale, questo penso che sia Aspidistro, dovrebbe essere Aspidistro. E le altre, e anche qua Goya ho il dubbio, incise celebri capricci, questa è una parola che vado a vedere dopo, però comunque almeno così in genere l'ho risolto. Ecco, qua sono stato fortunato a disegnare solo i bordi delle caselle nere, così ho potuto correggere allenamenti. Niello, ma Niello è un attrezzo dell'orefice, qualcosa che c'entra con l'oreficeria, però non era quello, era gioiello. E qui delimitati e non limitati. In pratica, una prova pratica andava scritto qui, e tutte le prime verticali sono quelle che incrociano con la parola esercitazione, fino a onde. E poi la prossima verticale, la prossima orizzontale è persuadere, incitare, indurre, e poi le verticali che incrociano con questa parola qui. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, caro Arolo. Stammi bene e fa altri giochi. Purtroppo ho dovuto googlare alla fine del video e mi sono accorto che ho fatto degli errori. Questa, cercando su internet, la pianta ornamentale è Aspidistra, e Goya incrocia col mese maggio in francese e si scrive con la Y. Ecco, io pensavo che maggio in francese fosse con la I lunga, quindi ho scritto Goya con la I lunga, invece era un Y. Bene, chiedo scusa. E va bene, dai, coraggio. Bene, buon lavoro anche voi per i prossimi cruciverba, per i prossimi circuiti. Adesso vi ho spiegato come si risolve. Se avete bisogno di qualche altra spiegazione, potete scrivermi nei commenti, oppure nel mio sito c'è anche contattami, e io dopo, appena ho tempo, appena qua mi lasciano con un po' di spazio con questi lavori che stanno facendo a casa, farò un altro filmato e cercando di accontentarvi. Ciao a tutti, ciao ciao.